Tutto pronto per il calcio d'inizio, primo pallone che sarà giocato dalla formazione di casa in maglia bianca con dettagli blu, a girare da destra a sinistra dei vostri schermi. Civitavecchia in maglia giallo-nera. Primo possesso per la formazione di mister Taldini. Kazuma, passaggio orizzontale, rischioso. Romano riesce a far arrivare la sfera comunque dalle parti di Catena. Possesso nella prima metà campo per la formazione di casa. Kazuma alza la testa Lotto, cerca un suggerimento verticale, alza il pressing il Civitavecchia. Ghessi a giocare con un compagno, si ripropone dall'altra parte Ghessi, prova a fare tutto da solo invece il 3 che tocca ora per Ghessi. Lo scarico dalle parti di Romano, tocca ancora per Ghessi. Prova ad andar via il 7 che calcia col destro. Prima conclusione del match sul fondo. Ci ha provato il numero 7, Guilherme Ghessi. Possesso che passa dunque ora ai gialloneri che controllano il loro primo pallone della gara. Guadagnano una rimessa laterale su questo contrasto all'altezza della linea laterale del campo. Suggerimento verticale, Romano in anticipo. Tocca a lui per ultimo. Rimessa laterale ancora in favore degli ospiti. Pallone giocato all'indietro. Il tocco in orizzontale dalle parti del numero 8, Felicini. Attaccato, copre la sfera, vorrebbe forse un fallo. Il fischio del direttore di gara arriva, ma il calcio di punizione è per il Santa Marinella. No, rimessa laterale. Pallone che era uscito. Romano. Ghessi, attaccato, ultimo uomo, si prende qualche rischio, ma riesce a giocare con un compagno. Prova ad andare via sulla sinistra. Lotto che calcia, deviazione non convinta del portiere. Sfera ancora buona, la conclusione e si salva il Santa Marinella. Alza il pressing il Santa Marinella che riconquista ora la sfera. Pallone quasi all'interno dell'area di rigore. Il suggerimento centrale dalle parti di Ghessi che cerca lo spazio per girarsi. Va via bene da un avversario. Il tocco corto! Miracoloso Persi! Grandissimo intervento del 22. Attenzione al pallone in profondità, l'uscita di Catena, sfera ancora buona, ma arriva il fischio del direttore di gara. L'irregolarità è stata commessa probabilmente proprio da Catena, calcio di punizione che sarà per il Civitavecchia. La botta di Trappolini, alta, sopra la traversa. Con le mani Catena, va a giocare subito in verticale dalle parti di Biari che copre bene la sfera, sfruttando la sua stazza, la perde poi. Circondato da due avversari, il pressing del Santa Marinella esce bene, però palla al piede del Civitavecchia che prova ad andare in verticale. Pallone leggermente fuori misura, sarebbe stato buono per Pucci che non c'è però arrivato. Si sta alzando il ritmo. Il numero 9 poteva essere a tu per tu con Catena, fosse arrivato su questo pallone. Biari attaccato, va via benissimo il 3. Può andare ancora da solo, toccato duro, calcio di punizione, grande iniziativa personale di Biari.
La rincorsa di Ghessi. Va in porta il 7. Pallone che gira ma non si abbassa a sufficienza. Termina alto sopra la traversa della porta, difesa da David Percy, che tiene in piedi, ricordiamolo, il Civitavecchia con un grandissimo intervento dopo pochi minuti di gioco. L'occasione più ghiotta del match è stata per il Santa Marinella, ma siamo ancora sullo 0-0. Laterale guadagnata dagli ospiti. Trappolini. Cerca il suggerimento centrale, l'anticipo di Romano che subisce anche un fallo. Calcio di punizione già battuto col pallone per Biari. Prova ad andare via da solo il 3, scarica poi per Romano. Pallone sul mancino, il tocco dalle parti del numero 8 che riesce a girarsi, mette verso il centro, guadagna un fallo laterale. Si è girato bene Kazuma. Ghessi. Tocco all'indietro per Romano. Va a toccare proprio per Kazuma. Alza la testa Kazuma. Va a giocare con Biari. Difesa schierata per il Santa Marinella. Prova a penetrare, scusate, il Santa Marinella. Murata la conclusione di Biari. Poi contrasto col numero 9 avversario Pucci. Calcio di punizione guadagnato dal Civitavecchia, che si è rintanato nei propri 20 metri in questa occasione. Suggerimento in verticale, possibilità per Pucci che prova a girarsi ma non ci riesce, viene fermato. Riparte allora il Santa Marinella, rimpallo che favorisce Kazuma che va ancora via, tocca verso il centro ma non c'è nessuno a concretizzare. Riparte ancora il Civitavecchia, pallone che termina in fallo laterale, rimessa che sarà per i gialloneri, già battuta, pallone all'indietro. Suggerimento in diagonale cercato da Manuel Felicini, non si è fatto fuori misura, non raggiungibile con facilità da Pucci. Sfera che si è spenta sul fondo, riparte il Santa Marinella, gara che vede i ritmi alzarsi in modo costante. Kazuma all'uno contro uno, guadagna il centro del campo, Kazuma prova a liberare il destro, si oppone Percy. Pucci anticipato ancora, Ghessi prova ad andare via, guadagna una rimessa laterale il 7. Romano, Kazuma. Biari, Kazuma. Non c'è lo spazio per sfondare, Biari cerca il pallone in profondità. Sfera controllata bene da Ghessi che va via un avversario, tocca verso il centro, Kazuma non riesce a concludere, Biari due volte coi piedi persi e poi il pallone viene messo in fallo laterale. Laterale già battuta, Ghessi tocca per ultimo. Riparte il Santa Marinella vicino allo svantaggio poco fa. Pallone per Pucci, prova ad andare via, Pucci libera il destro sul fondo. Kazuma. Pallone in verticale per Biari che come al solito controlla, fa sportellate con un avversario, tiene questo pallone in mezzo a due, il tocco in orizzontale non è perfetto, ci arriva però Romano. Ghessi, Romano trova ancora Ghessi in mezzo a due, prova ad andare via, toccato il pallone da Trappolini che forse ha anche qualcosa da dire al 7 in maglia avversaria. Fatto sta che sarà corner, gesto non bellissimo da parte del 10 in maglia giallonera. Laterale battuta pericolosamente dalle parti di Percy che però controlla e poi va a giocare in verticale.
Pucci spara alla porta, va a scaricare per un compagno. De Riu, pallone in verticale ora. Pucci ancora fuori a sportellate, guadagna un buon calcio di punizione. Punizione per il Civitavecchia, la botta del 10, Murato. Ancora Trappolini, attaccato da un avversario, si gira bene, lascia lì il pallone, prova ad andare a riconquistarselo, lotta con Kazuma, alla meglio Trappolini, che però ha commesso forse un fallo. Irregolarità non del 10, ma i suoi danni, calcio di punizione in favore del Santa Marinella, del Civitavecchia. Punizione già battuta, pallone in verticale. Sfera che senza creare alcun pericolo termina sul fondo, Catena potrà andare a rimetterla in gioco. Lo scarico di Ghessi. Kazuma. Ancora Kazuma. Si fa vedere Biari, servito in questo momento. Ghessi. Romano dalle sue parti. Ghessi cerca il filtrante, ottimo per Biari che scarica ancora dalle parti del 7, che prova ad andare via. Solito scontro col Trappolini, tutto regolare. Si riprende il pallone Ghessi, che calcia col mancino e la sfera non va troppo lontana dal palo. Romano l'ha battuta, corto per Kazuma che restituisce al 10, il rasatore verso il centro, bloccato da Persi che con le mani va a lungo, cerca di mettere in movimento Pucci che controlla questo pallone, tocco per un compagno, sfera ancora dalle parti di Pucci, chiude tutto Ghessi, provvidenziale, buono lo scambio tra Pucci e Felicini, il set del Santa Marinella chiuso però in corner, dunque andiamo da un lato all'altro del campo, ritmi che si stanno alzando. 0-0 ancora però, pallone all'indietro dalle parti di Felicini che controlla bene, calcia, ma viene chiuso, scontro all'altezza della metà campo, va via ora Biari, di prepotenza Biari sul mancino, defilato il 3, prova a mettere questo pallone verso il centro ma sbaglia, Di Rio chiude e mette in fallo laterale. Romano. Kazuma, Ghessi. In verticale, Biari lo scarico, ottimo per Ghessi che prova ad andare via con una magia. Ghessi ancora tra i suoi piedi, la sfera, toccato alle spalle, messo giù. Arriva anche il giallo per il numero 10 del Civitavecchia, Cristian Trappolini. Sarà calcio di punizione per il Santa Marinella. Magia di Ghessi. Classe 96. Probabilmente fuori categoria per l'Under 21. Romano ci proverà col mancino. Va in porta Romano sul fondo. Persi gioca corto, sfera alzata, poi dalle parti di Pucci. Troppo lunga però. Riparte palla a terra il Santa Marinella. Ghessi all'uno contro uno, ancora tocca. Corto per Biari che dall'altro lato vede Kazuma, controllo, non perfetto. Intervento non gentile da parte di Trappolini, già ammonito, l'arbitro lo grazia, sarà solo calcio di punizione.
rincorsa di Ghessi, che va in porta, calcia male, sfera abbondantemente sul fondo, poteva sfruttarla molto meglio, cercato il primo palo, senza successo. Persi con le mani, solito pallone a cercare Pucci, neanche stavolta lo trova, Catena blocca, sfrutta male il possesso il Civitavecchia, Santa Marinella che prova a tenere invece di più il pallone fra i piedi e che ha creato sicuramente finora maggiori pericoli. Ghessi, Romano, ancora con Ghessi, dall'altra parte Kazuma è libero. Romano va a servirlo in questo momento, il controllo del lotto che va l'uno contro uno, viene sul destro, scarica poi ancora per Guilherme Ghessi che tocca per Kazuma, all'uno contro uno Kazuma viene verso il centro del campo, tocca ancora lì indietro, Romano in verticale, Ghessi spara alla porta, prova a girarsi, trova questo filtrante, nessuno però aveva capito le sue intenzioni, Persi può controllare e rimettere in gioco per Felicini che gioca in verticale, Pucci controlla e scarica poi per De Riu. De Paulis appena entrato, De Riu spara alla porta, è l'ultimo uomo, non può prendersi grossi rischi, alza questa sfera probabilmente un po' per buttarlo questo pallone più che per provare a creare un'azione offensiva dalle parti di Catena che va a rimettere ancora il pallone in gioco con le mani. Ghessi, Romano, Kazuma, Ghessi in verticale, prova a chiudere il triangolo ma non gli riesce, possibilità di contropiede per il Civitavecchia, pallone in verticale per Pucci che controlla e viene chiuso all'ultimo da una eccezionale chiusura di Romano. Corner per gli ospiti, pallone rasoterra che attraversa tutta l'area, termina dall'altro lato, non è stata toccata la sfera, sì, secondo il direttore di gara, perché la rimessa è ancora per gli ospiti. Pallone all'indietro per De Riu, alza il diagonale, trova un'altra deviazione, ancora corner, buon break ora del Civitavecchia. Pallone all'indietro, battuto malissimo questo corner. Felicini recupera, la prova bene la sfera e calcia. Catena dice di no. Grandissima giocata del capitano del Civitavecchia, Manuel Felicini, ha guadagnato questo corner, va a batterlo corto. Giocato ancora male però. Biari copre la sfera, non la vuole buttare. Chiuso da due avversari, guadagna un calcio di punizione. Ha fatto il suo ingresso in campo nelle fila del Santa Marinella Valce, fa attenzione a Biari che va via bene sulla destra, la chiusura, spera però ancora buona, arriva il fischio dell'arbitro che ha sanzionato un'irregolarità, pallone che aveva oltrepassato la linea laterale del campo probabilmente. Ha toccata con le mani Biari, direttore di gara un po' confuso in questa circostanza. Sfera alzata in avanti, ancora buttata dal Civitavecchia che ha dei problemi nella gestione del possesso. Valce. Romano. Il tocco, sbaglia tutto, allora Felicini può andare. La chiusura dell'otto avversario. Kazuma ha salvato tutto, i due vanno a scambiarsi la mano. Kazuma ha anche rischiato effettivamente dopo l'errore di Romano, superficiale più che altro. Laterale battuta all'indietro, De Riu prova a liberare il destro, colpisce male,
vorrebbe la deviazione che non c'è. Catena riprenderà dal fondo. Beriu invita i suoi a restare alti, vuole tenere alto il pressing il Civitavecchia. Catena non se la sente, sì, gioca corto. Valce fin verticale per Biari, pallone che ha oltrepassato abbondantemente la linea del campo, la linea laterale del campo. Sbraccia Valce, non sapeva come giocare questo pallone. Felicini alza questo pallone per Pucci, toccato, calcio di punizione. Accesissime proteste della panchina del Civitavecchia, secondo il direttore di gara il quarto fallo della squadra di casa. Pallone battuto corto, la botta murata, fallo laterale, ci ha provato Trappolini, ma la barriera gli ha detto di no. De Riu in verticale, spalla alla porta, Trappolini trova lo spazio per girarsi e concludere, Catena sicuro blocca. Kazuma va via bene Lotto, guadagna metri, tocca poi per Valcev, suggerimento verticale, triangolo che non si chiude, possibilità di contropiede, Felicini all'uno contro uno, calcia 1-0 Civitavecchia. Manuel Felicini si è scoperto troppo e male il Santa Marinella, ospiti che puniscono e si portano in vantaggio col loro capitano. Vantaggio gli ospiti al 23 del primo tempo. Pallone in verticale ancora. Santa Marinella che ha lasciato un buco al centro del campo veramente imbarazzante. Suggerimento in verticale. Pallone che passa. Deviazione che poteva ingannare Persi. Sarà corner per i padroni di casa. Corner battuto, male, sfera che dall'altra parte termina in fallo laterale e arriva il time out. Riprende il gioco con i padroni di casa che vanno a cercare di riconquistare questa sfera. Felicini prova a uscire, chiede troppo, pallone buono per Biari che controlla destro, sinistro, alza poi la sfera, il tacco di Valcev, chiuso il Santa Marinella, ricomincia da dietro Romano. Biari, Romano, attaccato Valcev, Romano, Valcev, Biari. Romano, pallone in verticale, tentato dal neoentrato Giorgio Gargano, sfera che termina sul fondo, Santa Marinella che quando si chiude riesce, Civitavecchia, pardon, che quando si chiude riesce a otturare tutti gli spazi, Santa Marinella che difesa schierata ha bisogno forse della genialità di Ghessi che in questo momento fa il suo ingresso in campo, eccolo palla al piede il numero 7. Ghessi va a giocare sulla destra con un compagno, il pallone verso il centro, in estirada Felicini chiude in fallo laterale.
Ghessi alla battuta. Romano. Chiusura in fallo laterale. Ghessi l'uno contro uno. Diventano due, il tocco orizzontale per Romano che può pensare alla conclusione. Persi si distende, chiude in corner. Ghessi batte questo corner all'indietro, sfera che rimane lì. Giordano tocca ancora per il 7, che prova a guadagnare il centro del campo, viene chiuso, possibilità di contropiede per gli ospiti, va via De Paulis, torna Ghessi e chiude in corner. Angolo battuto all'indietro, controlla il 10, Trappolini ha provato a calciare col destro. Sul fondo. Ghessi. Viene verso il centro, gioca sull'altro lato. Sfera ancora per lui. Ghessi. Romano. Va da solo Romano che poi tocca l'indietro per Gagliano. Ancora il 10. Dietro per Ghessi che alza la sfera. Ancora per Romano. Può andare Romano! Il pari del Santa Marinella. Un assist fantastico di Ghessi. 1-1. Felicini, pallone in verticale, prova a girarsi il 10 che calcia, murato da Romano, arriva il fischio del direttore di gara, calcio di punizione per il Civitavecchia. Pallone all'indietro per Felicini che col destro calcia alto. Ghessi, Romano, Gagliano, Romano, Gagliano, pallone dentro per Ghessi che col tacco serve ancora un compagno, Persi in due tempi blocca. Sfera in verticale, il controllo di Trappolini all'uno contro uno con Romano. Trappolini accerchiato, prova ad andare via, si defila, gli viene toccato il pallone. E lui l'ultimo a toccarlo, la rimessa laterale è per il Santa Marinella, non è d'accordo il 10, ovviamente. Ma il possesso per i padroni di casa, arriva il duplice fischio, 1-1 alla fine del primo tempo tra Santa Marinella e Civitavecchia. Tutto pronto all'inizio della ripresa, 1-1. Tra Santa Marinella e Civitavecchia al termine della prima frazione di gioco. Ospiti in vantaggio col gol di Manuel Felicini, raggiunti da Romano dopo una magia però di Guilherme Ghessi. Felicini. De Riu. Scambia ancora col capitano. Trappolini alza questa sfera. Chiuso però. Riconquista la sfera ancora il Civitavecchia. Pallone all'indietro per Pucci che cerca lo spazio per andare via in mezzo a due. Chiuso però da Romano. Gargano va a ricominciare da Gagliano.
Romano, Gargano, Galliano, e alza il pallone Galliano, lungo per l'11. Verticalizzazione improvvisa, Felicini riesce a tenere la sfera, calcia con la punta, Catena risponde. Corner battuto all'indietro, Felicini, Murato, colpo di testa ancora verso l'area di rigore del Santa Marinella, Catena blocca. Romano, Ghessi, Galliano, Ghessi prova ad andare via, chiuso stavolta. Trappolini in verticale, trova Felicini che si è inserito ancora benissimo. Felicini riesce a mettere questo pallone verso il centro, lo scarico per la botta di De Riu che riporta in vantaggio il Civitavecchia. 2-1 per gli ospiti dopo 2 minuti della ripresa. Santa Marinella ancora sotto, ancora a rincorrere, ancora imperfetto in fase difensiva, dobbiamo dirlo. Romano, Ghessi attaccato, costretto allo scarico, Romano su questo pallone, attaccato, non guadagna neanche il fallo, regala la rimessa laterale al Civitavecchia, Santa Marinella un po' in palla. Laterale per Trappolini che va a giocare corto, verticalizzazione verso nessuno, Catena può rimettere in gioco, Romano, magia di Gargano che va via, il destro della sua terra e il pari improvviso del Santa Marinella con Giorgio Gargano dopo 2 minuti dal vantaggio del Civitavecchia. Grande giocata di Giorgio Gargano che riporta la gara in parità, inizio di secondo tempo che più spettacolare non poteva essere. Due a due. Prova ad andare via Trappolini, Gargano senza troppi rischi chiude in fallo laterale, il 10 va a giocare all'indietro, De Riu prova addirittura a calciare, Trappolini, pallone filtrante per Felicini, troppo forte ma diversamente non sarebbe passato. Galliano per verticalizzare, chiuso il suggerimento, De Riu al limite, tocca corto, Catena salva il Santa Marinella, possibilità di contropiede per i padroni di casa, pallone sulla destra col diagonale su cui interviene Persi che poi prova addirittura a calciare e colpisce una traversa, incredibile inizio di secondo tempo, spettacolare al Pala De Angelis. Direttore di gara che non ha concesso il calcio d'angolo e allora pallone che viene restituito dai padroni di casa agli ospiti. Trappolini,
All'indietro perde Riu che va in verticale da Pucci, si combatte con Gagliano che riesce a riconquistare questa sfera. Alza la testa. Romano. Ghessi. Punta Felicini, va via Ghessi, defilato sulla sinistra, arriva De Rio a chiudere, non riesce però a tenere il pallone in gioco il 19, laterale per il Santa Marinella. Ghessi, attaccato, prova a chiudere il triangolo col tacco, non ci riesce, tocca poi questo pallone e Persi va a rimettere in gioco con le mani, in verticale, buono l'anticipo di Romano in fallo laterale. Battuto corto, Trappolini, in verticale, contrasto tra Romano e Pucci, calcio di punizione per il Civitavecchia. La rincorsa di Trappolini che va col destro, deviato, sarà calcio d'angolo. Trappolini, il velo di De Rio per il mancino di Felicini Murato. De Rio. Felicini, attaccato da Ghessi, De Rio ancora, il pressing di Biari, fallo laterale. Felicini, tocco, non perfetto, allora Gagliano nella metà campo avversaria, va davanti a sé De Rio, va a scaricare per Romano. Ghessi, ancora per Romano che scarica dalle parti di Biari. Biari prova a sfondare, Biari in area di rigore, Biari calcia col mancino diagonale sul fondo di pochissimo. Corner battuto all'indietro, sfera riconquistata dagli ospiti che provano a ripartire, Trappolini sovrapposizione, di cui il 10 però non si è accorto, Gagliano può andare, la chiusura di De Rio che si prende qualche rischio, poi arriva Trappolini, tocca per ultimo, rimessa laterale per il Santa Marinella, non è riuscito a uscire il Civitavecchia. Palla per Guilherme Ghessi che va a giocare all'indietro, dalle parti di Daniele Romano. Indicazione di mister Taldini. Gagliano. Ghessi. Romano. Ghessi. Gagliano va a verticalizzare. Non controlla Romano. De Rio in verticale, Felicini con un minuto, con un secondo di ritardo. Dal fondo catena, va a lungo per Biari che non può controllare.
Trappolini in mezzo a tre, non la vuole buttare, Biarini la sottrae, ma arriva il fischio del direttore di gara, non è d'accordo il Palla De Angelis. Trappolini all'uno contro uno, il 10 prova ad andare sul destro, in mezzo a due viene chiuso alla fine, Biari all'uno contro uno, Biari sul mancino, Biari chiuso da De Riu che prova a far ripartire il contropiede, 3 contro 1, Fedidini verso il centro, Pucci, il 3 a 2 del Civitavecchia per la terza volta in vantaggio. Terzo vantaggio ospite, e Santa Marinella che sbaglia ancora in fase di impostazione. Pericini in verticale, guadagna una rimessa laterale il Civitavecchia. De Riu, Felicini, ottimo il triangolo, Felicini ancora, vorrebbe un tocco di mani, calcio di punizione che arriva insieme al giallo per Kazuma. Si allontana Trappolini, alla battuta andrà Pucci col destro, pallone respinto sulla linea di porta, prova a ripartire il Santa Marinella, ma Biari viene chiuso da Felicini che salta, esulta come se avesse segnato. De Riu è a terra, il direttore di gara non se n'era accorto, richiamata la sua attenzione, va ad accertarsi delle condizioni del numero 19 in maglia giallonera. Formazione guidata da Raffaella Termini in vantaggio per 3-2 dopo un quarto d'ora di questo secondo tempo, tre quarti della gara sono andati. Attacchi decisamente migliori delle difese quest'oggi. De Riu va a prendere posto in panchina. Vedremo se continuerà la sua partita. Intanto il Santa Marinella in possesso della sfera con Ghessi. All'uno contro uno col neo entrato numero 11. Ghessi prova, ottiene il triangolo, prova ad andare via. E arriva la chiusura di Giordano. Romano potrebbe pensare alla conclusione. Allarga per Kazuma, che tocca all'indietro, ancora per il 10. Si fa vedere Ghessi, riceve in questo momento. Vuole l'uno contro uno, Ghessi va via, ma Giordano riesce a riconquistare la sfera solo per un attimo. Ancora Ghessi, Kazuma, Biari ultimo uomo. Kazuma sbaglia, perde il contatto col pallone, Trappolini mette in movimento Felicini che guadagna bene il centro del campo, calcio col mancino, una deviazione, Catena blocca, prova a far ripartire i suoi, Kazuma va via benissimo dall'avversario, dall'altra parte sta arrivando Biari, Kazuma fa tutto da solo, Kazuma calcia, murato, poi arriva il fischio del direttore di gara, il calcio di punizione è per il Civitavecchia, protesta la panchina della sformazione di casa, che voleva forse una irregolarità ai danni di Kazuma, non
è stato così per il direttore di gara. E dunque è ospite ancora in possesso. Trappolini in mezzo a due, prova ad andar via il 10. Biari chiude. È il suo ultimo tocco. Trappolini all'indietro, il controllo di De Riu che calcia. Catena, grandissima risposta, tiene in piedi il Santa Marinella. Felicini con la punta, Felicini chiuso. È tornato in campo intanto Daniele De Riu dopo il colpo subito prima. Nulla di particolarmente grave evidentemente per il numero 19. Romano. Jessi attaccato. Kazuma fronteggia Felicini, prova ad andar via, si porta il pallone oltre la linea del fallo laterale, pronto un cambio nelle fila del Santa Marinella. Vediamo intanto l'azione del Civitavecchia con Trappolini che controlla benissimo questo pallone, spola alla porta, va a scaricare per De Riu che prova a guadagnare centimetri. Il tocco per Trappolini è impreciso. Laterale per i padroni di casa. 18 sul cronometro. Jessi. Romano in verticale, spalle alla porta. Non controlla Biari, che poi prova a riconquistare questo pallone, ma Trappolini lo copre bene. Serve Giordano, che guadagna una buona rimessa laterale. Trappolini restituisce perché probabilmente la chiamata del direttore di gara non era stata corretta. Non è la prima volta oggi che accade qualcosa del genere. Romano, Kazuma, spara la porta. Ricomincia da Ghessi che prova a verticalizzare, chiude tutto De Riu, Trappolini. Giordano, ottima manovra che manda Giordano a tu per tu con Ghessi che lo chiude in fallo laterale. Trappolina alla battuta per Felicini che prova col mancino a cercare direttamente la porta, difesa da Catena. Spera che termina in fallo laterale. Romano, Kazuma, Bihari. Ricomincia Catena, che va ad alzare il pallone dalle parti di Biari. Non può controllarlo però il numero 3 maglia bianca. Ricomincia da dietro il Civitavecchia. Sfera buona per Valcev. Dove in verticale per Biari, prova ad andare via Biari. Commette forse un fallo di un avversario. E così ci prende anche il giallo.
Biari col mancino, murato da Trappolini. Si deve accontentare del calcio d'angolo. Kazuma cerca il filtrante ma viene chiuso. Felicini controlla, prova a girare verso Giordano. Biari in anticipo, è rimasto a terra però Romano. Felicini va a chiedergli scusa. Ha preso probabilmente un calcio. Marinella quota 5 falli. Romano, Kazuma, il tocco di Valcef in verticale, la sfera passa, la copre De Rio sull'attacco di Bahiri, di Bihari, copre la rimessa dal fondo che Persi andrà a battere probabilmente con calma dopo il time out. Riprende il gioco al Pala De Angelis, 7 più recupero alla fine di questa gara intensa, spettacolare, divertente tra Santa Marinella e Civitavecchia. Padroni di casa sotto alla ricerca di un gol che possa quantomeno portare ad evitare la sconfitta. Biari, scarico all'indietro per Romano. Kazuma. Rintanato il Civitavecchia. Romano cerca il filtrante, la sfera passa. Non ci arriva Valcef. Suggerimento lungo. Biari va via da solo. Ancora Biari, rientra sul mancino. Allarga per Romano che calcia. Grandissima risposta di Persi, che prova a far ripartire i suoi. Trappolini. Felicini alza il pallone in verticale, col petto la mette giù, Pucci che aspetta l'arrivo di Trappolini, copre ancora la sfera, va a giocare all'indietro per De Riu, in verticale serve Trappolini, prova a girarsi il 10, va via di un avversario, non a Valcef che torna su di lui e lo chiude in fallo laterale. Felicini alla battuta corta, Trappolini prova a chiudere il triangolo col tacco, chiuso in fallo laterale. Verticalizzazione a cercare Pucci che non controlla. Raffaella Mancini chiama i suoi a tornare nella prima metà campo, mister Taldini chiama invece il time out. 5 più il recupero al Pala De Angelis. Portiere in movimento per il Santa Marinella. Romano. Valcef. Tocco all'indietro. Eccolo Ghessi che calcia. Murato. Attaccato Romano. La copre il 10. Guadagna un fallo. Ghessi, Kazuma, ancora per Ghessi, Romano, prova a calciare, tocchi con le mani, sarà calcio di rigore per il Santa Marinella al 26 della ripresa.
Ghessi dal dischetto. Palo! Palo di Ghessi! Al 27 del secondo tempo. Attenzione. Si dovrà ripetere. Persi non ha mantenuto la posizione, si dovrà ripetere il calcio di rigore. Ghessi questa volta riesce a trovare il gol del pari, 3-3. Allontanato per proteste un membro della panchina ospite. Tre a tre, si riprende a giocare. Gara anche nervosa in questo finale. Felicini prova a girarsi, messo giù, calcio di punizione, sesto fallo, andrà dal dischetto il Civitavecchia. Trappolini e catena, para e finisce qui, 3-3 tra Santa Marinella e Civitavecchia, una gara accesa, nervosa, divertente, finita a tre pari con gli ospiti che per tre volte si sono portati in vantaggio e per tre volte sono stati raggiunti e nel finale Catena ha tenuto il risultato sulla parità. Finisce dunque 3-3, entrambe le squadre salgono a quota 4, mentre l'arbitro dispensa anche qualche cartellino in questo finale. 5 più il recupero al Pala De Angelis. Portiere in movimento per il Santa Marinella. Romano. Balcev. Tocco all'indietro. Eccolo Ghessi che calcia. Murato. Attaccato Romano, la copre il 10, guadagna un fallo. Ghessi, Kazuma, ancora per Ghessi. Romano, prova a calciare,
tocchi con le mani, sarà calcio di rigore per il Santa Marinella al 26 della ripresa. Ghessi dal dischetto, palo! Palo di Ghessi al 27 del secondo tempo. Attenzione, si dovrà ripetere. Persi non ha mantenuto la posizione, si dovrà ripetere il calcio di rigore. Ghessi questa volta riesce a trovare il gol del pari, 3-3. Allontanato per proteste un membro della panchina ospite. Tre a tre, si riprende a giocare, gara anche nervosa in questo finale. Felicini prova a girarsi, messo giù, calcio di punizione, sesto fallo, andrà dal dischetto il Civitavecchia. Polini e catena, para e finisce qui, 3-3 tra Santa Marinella e Civitavecchia, una gara accesa, nervosa, divertente, finita a tre pari con gli ospiti che per tre volte si sono portati in vantaggio e per tre volte sono stati raggiunti, e nel finale catena
ha tenuto il risultato sulla parità. Finisce dunque 3-3, entrambe le squadre salgono a quota 4, mentre l'arbitro dispensa anche qualche cartellino in questo finale.